Buonasera a tutti, amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Considero la puntata di questa sera una puntata speciale soprattutto per i devoti del santo di Pietralcina, Padre Pio, perché l'ospite di questa sera è considerato da sempre il fotografo ufficiale di Padre Pio. Ha iniziato a fotografarlo quando era semplicemente un bambino. Lui si chiama Elia Stelluto, ormai è diventata un'istituzione a San Giovanni Rotondo, è entrato con la sua macchina fotografica all'interno del convento, fotografando Padre Pio nella sua quotidianità. Diamo intanto il benvenuto ad Elia, che è al telefono con noi. Elia, pronto? Sì, pronto, ti sento. Eccoci, benvenuto, grazie di essere con noi. Sì, è stato un piacere con me. Allora, partiamo dall'inizio. Mi permetto di darti del tu perché hai tanto insistito, insomma, nonostante la differenza di età, a darci del tu. Quindi ti ringrazio anche per questa familiarità. Hai iniziato a fotografare Padre Pio, come dicevamo, da bambino. Intanto, che ricordi hai di questo grande santo? No, allora, perché io ho cominciato da Padre Pio, dagli anni 40, dagli anni 40 che c'era la guerra. Allora erano chiuse le scuole, era tutto, non era, c'era la scuola dietro, perché c'è un rumore sempre da dietro, c'è un rumore. Allora praticamente lì da quegli anni 40 c'era, diciamo, la miseria, c'era tutto. Andava lì in giro per convento, la cosa, che per trovare qualcosa da mangiare, quello. Allora io ho cominciato a fare il chierichetto da Padre Pio. C'è un rumore, c'è una voce che viene proprio da me da forza, non si capisce. È la voce forse della mia bambina che sta al piano di sotto. E qui c'hai tutto in casa, allora. Sì. Hai tutto. Allora va bene. E questo lo devo fare da una stanza separata, hai capito? Va bene, ma se pure poi tu lo fai, lo ripassi, ma va bene. Si sente in crisi per quello. Sì. Possiamo andare avanti? Sì, vai, tu racconta. Allora, praticamente con gli anni 40 le scuole erano pulite perché i tedeschi hanno occupato l'edificio scolastico e non si andava a scuola, quindi fatto stava nella prima elementare e quell'epoca ho fatto la prima, pochi mesi la seconda e poi hanno chiuso totalmente l'edificio. Allora quando dopo sono andati via i tedeschi, che gli americani ci hanno liberato la zona nostra, e lì praticamente questa gente veniva scollata di Foggia, perché Foggia è stata distrutta, 25.000 morti solo un giorno, e si è andato praticamente a rappresentare l'autorità di far vivere queste persone sfollate che venivano dalle famiglie. Ogni classe c'era una famiglia, perché l'edificio era grande, non era piccolo. Ecco lì praticamente. Allora ho cominciato a trovare del viale Cappuccini, che era il mio maestro, si chiamava Federica Abres. E un giorno lì stavo andando passando lì, avevo fatto amicizia, si imparava a parlare la letterina cattolica, poi si vedeva messe, cose, tutto, e c'era anche il superiore, ci insegnava anche Padre Agostino, il padre spirituale di Padre Pio. Sì. Quella lì. E lì è cominciato, conoscendo questo fotografo tedesco, che era anche lui convertito, che lui veniva da Bologna, che aveva sposato una bolognese, e lì praticamente lì è cominciato piano piano ha cominciato a imparare qualcosa, così andava. Quindi è nata così e anche poi la passione per la fotografia. E si è portato lì, vedendo come lui lavorava, vedendo come faceva le cose, magari lui neanche sapeva che facevo quello, l'ho fatto, quando mi dice che io facevo delle lavorette, così quando lui stava in camera sua, e lui era contento che io facevo questo lavoro, per quello. Ma era un ragazzo sveglio, non era un bambino proprio che addormentava, anche se era meglio piccolino, perché prima era più sveglio, oggi i bambini non sono svegli come una volta, capito? O per la fama o per la cosa, non lo so. Per quello. Allora lui piano piano diceva, puoi venire qui, puoi venire, puoi praticare, sì io vengo, e così sono andato, e poi ho visto come era io, 8 anni già facevo l'apprendista
il fotografo, ma lei non adora il fotografo, non adora mai fotografica e niente. E piano piano imparato, la camera fotografica lì, piano piano imparato, e così mi portavano quando la mattina, un grosso giorno, andavamo in convento, 2 o 3 volte al giorno in convento, capito? Sì. Tu di foto ne hai scattate tante a Padre Pio, ma proprio tante. C'è una a cui sei particolarmente legato? Sì, per quello che da bambino, da papà, diciamo, Padre Pio mi ha fatto da papà, da mamma pure, per dire, perché dopo mio papà è partito dall'Argentina e praticamente era male. E ogni cosa io, sempre lui mi consigliava di fare quello, tutte le cose. È cominciato praticamente così. Ogni volta io sono andato in convento con la camera fotografica, ero bambino, e lì c'è sempre questo disturbo, c'era un rumore. E allora praticamente quando andavo in me con la camera fotografica, era lui che scrive, che ci fai con la trappola, capito? E mi diceva questa è la macchina fotografica, così, e che capisce tu, cioè, mi diceva. E io lo facevo le cose, gli facevo fare le cose, e ogni volta ogni giorno lo facevo vedere e non mi piaceva mai. Però c'è una Rita, c'è un rumore che disturba assai. Allora, in questo momento c'è silenzio, quindi non so cosa dirti. Sì. Beh, l'importante è che tu capisci quello che io dico. Eh sì, va bene, come si dice, le faccio le domande, però tu quando se mi trasmette questo, la voce mia non si sente più, per te. No, noi ti sentiamo, sì. Noi ti sentiamo. Sì, allora così dico, è così, facendo sempre così tutti i giorni, facevo un rullino al giorno, per i miei maestri erano capolavori, ma per Padre Pio, non era, mi faceva sempre il rito brutto, così, così. E un giorno ho detto, se tu lo metti, diciamo, come un carabiniere duro, e non brutta. Gli altri, le donne piacevano le fotografie che io facevo all'interno del convento. Mio maestro era pazzo, perché mio maestro non fotografava in convento, andava in convento, tutto, sì, ma nell'interno del convento c'erano pochissime persone che entravano dentro, capito? Anche sì. Perché avevano proibito anche di fare. Tu invece riuscivi ad entrare in tutti i luoghi del convento. Poi c'è anche una particolarità alle foto che tu scattavi a Padre Pio. C'erano tutte senza flash. Ah, quella è una storia quella. Allora, praticamente io andavo, io sempre fotografavo e così, senza. Era una cosa normale per me. Non è che mi si arrabbiava, niente, così. Allora c'era con fratello, qualche persona che entrava in convento, qualche cosa, io vedo lui quando stava seduto in terrazzo, quando stava seduto anche che lui ogni tanto praticamente quando era registrato, si metteva un po' all'ombra, qui in giardino, qui sulla terrazza vicino alla stanza sua. E dappertutto, poi c'era l'inverno, c'era un salottino e cose, che se andavano persone, lui veniva, salutava, lui andava nel salottino. E fumavano sempre, non è che mi chiedevo permesso, niente, non mi diceva mai niente, hai capito? E così praticamente era la cosa, andava sempre avanti, fin quando l'ultimo è morto, per dire, sì. Mai avuto queste rimprovere, Padre mio. Sì. Allora un giorno mio maestro mi disse, non ti racconto il fatto senza flash. Allora mi dice mio maestro, dice, e dice, se mi porta una fotografia Padre Pio di Vicenza, io ti do 5.000 lire. E io ho detto, 5.000 lire, quei tempi, ne erano 40. Erano soldi. C'era la fama che c'era, papà non c'era in Italia, mio fratello stava in Italia. Erano rimasto solo io, mia madre, la sua sorella, era stata l'ultima sorella che aveva pochi mesi quando papà è andato lì in Argentina, per quello ho avuto fare da papà e da mamma, per dire a mia sorella piccolina, e allora è così. Io ho detto, te ne porto quanti ne vuoi, ti dico, prepara parecchi 5.000 lire, te ne faccio quanti ne vuoi. Allora 5.000 lire erano tanti, un patrimonio. Sì. Capirai,
a me mi facevano gol con le 5 che avevo aiutato anche a mamma in casa, perché non si poteva andare avanti quei tempi, anche papà è andato alla Sestina, solo un mese ho potuto mandare i soldi, allora poi hanno chiuso i banchi e cose, non potevo più mandare i soldi e ci dovevamo arrangiare come si poteva. Sì. Praticamente io la mattina dopo metto la scoprire quando erano i dirigenti, poi andavano in primo posto avanti i ragazzini che servivano a me, erano sempre due persone per quello. Allora le donne già sapevano, le due donne che noi ce l'avevamo in prima fila, e così un giorno io ho detto alle mie donne: guardi, devo fare una fotografia dal momento della benedizione, se mi fate passare, se no io mi metto io prima davanti a voi. No, io via, ti facciamo passare. Quante volte che era difficile che le mie donne facevano passare, anche loro volevano sempre il primo posto, certo. Perché stava la notte, quello già da mezzanotte stava già dietro il portone, o navigavo, pioveva, o il vento, i tempeste, l'estate, ero sempre lì tutto a pregare dietro la porta del convento. C'era da ammirare quelle mie donne, veramente. Non era un diciamo donno curioso, no, era tutto per pregare. Sì. Allora, e così arriva un momento che scatta questa pressione, prima dove si arrabbia, chi è quello lì? Chiamati i carabinieri, fatelo arrestare. Tutti, io sono rimasto ghiacciato, perché mai ho avuto un rimprovero da padre mio. Le mie donne pure lo stesso, hanno detto: sì, come mai padre mio si è arrabbiato con le mie? Perché era famoso per il fatto che io facevo il che volevo in commento, certo, a padre mio, quello. E così, che potevo fare? Noi siamo abituati, prima della messa e dopo la messa, perché padre Pio non c'aveva i comandi a mano nudo, dovevamo baciare le piaghe, le cose che praticamente, che le stipite le baciavamo, quante volte siamo sporcati di sangue, le piaghe, le crosticine, si attaccavano le labbra, cose, e così praticamente sono andato a chiedere scusa, ma perché io ho detto, padre, dico, ma mi una fratellina si è arrabbiata con me, ah, tu sei stato, e lui ha detto, ma le volte che non lo fare più con quel mastrillo, perché potrei anche cadere dall'altare. Io cosa ho detto che avevo arrabbiato? No, cadere dall'altare. Si immagina se cadevo padre mio, tutti quelli via d'anno mi ammazzavano. Quindi, hai rischiato? Che dovevo fare? Ma allora io ho detto, padre mio, ma guarda, lui dice lo deve fare col mastrillo, non va bene. Però ma tu non sei un fotografo, se tu dici va a mettere due candele che devo uscire, è impossibile. Io sfido anche oggi a qualsiasi scienziato, con tutta la tecnologia che sta oggi, se tu possono avere quelle fotografie a quel risultato è quel qualcuno ti ho mandato anche a te praticamente, se abbiamo quel risultato è impossibile. Ma non ti preoccupare, fai quanto lo vuoi, ma sa, tu così ti con nonna qualche genere praticamente sono andate via, ma durante la giornata viene con che viene una persona che fa la prima comunione per il giorno dopo. Io ho detto no, io non ci vado stamattina, fatevi arrabbiati che può cadere dall'altare e non ci vado. Ma allora ormai questa persona che viene era pacificato, non c'erano altri fotografi neanche a quei tempi, era praticamente. Allora che faccio? Pomeriggio, questa parola qui, dice, ma stamattina voglio andare a fotografare, faccio vedere la padre Pio, la pellicola non esce niente, non esce. E così praticamente mi sono alzato la mattina per lui tranquillo, ho fatto scatti. Allora quando vado a sviluppare la mattina stessa, ho cominciato a vedere delle ombre che io avevo il mio sistema per sviluppare le pellicole al buio, vedevo una luce verde buio scuro, se no si chiamava la pellicola. Allora ho detto, che Dio, ho sbagliato il rovino già fatto accendendo, sono pure arrabbiato, dico, chissà che servizio ho rovinato, dico. Ma no, ho fatto quando l'ho sviluppato, aspetta che ho fissato, ho visto le fotografie erano belle, la prima comunione con una fatto con la luce di sole, ecco, così sembra come fossero fatti senza flash, al naturale, senza niente, sì, con due candele, fatemi se le prego, due candele.
Ci sono tante discussioni anche su questo, lì c'è uno solo. Sicuramente. Poi andiamo avanti nel 1954. Aspetta, come ti spiegano allora? Okay. Allora io ti dico praticamente, non mi hai fatto per il filo, aspetta. Allora, quando ho visto così, non sono andato più a Padre Pio per dire, a chiedere, far vedere che c'era le fotografie erano belle. Allora dico, Padre Pio, lui fotografo io, perché è impossibile, perché c'è una luce particolare. E così praticamente allora ho cominciato, mai più fatto il flash, mai più. Sono sempre uscito, è più bello, però sì, che esistevo, con effetti di luce, tante strane praticamente, che Padre Pio venivano così belli gli effetti di luce, come tipo quell'artista. Sì, ne stiamo vedendo qualcuna che ci hai fornito tu stesso, no? Le foto infatti che si trovano la maggior parte anche in internet sono state scattate, sì, da te. Tante, familiari, sì. Già quella mostra a Benevento, lì in provincia di Benevento, ci sono 500 fotografie, mica una. Certo. Ancora non vado a smontare per il fatto che c'è questo. Sì. E allora ovviamente da lì, come da questo, e così dopo. Ecco, poi dalla fine non sono preso, a me ero arrabbiato con lui, con mio maestro, e non ho preso più di 5 milioni, l'ho mandato al diavolo, lui che tutti i 5 milioni e ne aveva tanto bisogno, perché c'era miseria, sì. Non mi vergogno di dirlo. La tua storia comunque è piena di particolari, no? Infatti stavo anticipando anche quando nel 1954 tu e tua madre prendeste la decisione di trasferirvi in Argentina proprio per raggiungere il resto della famiglia, tuo padre, solo che tu non volevi allontanarti da Padre Pio. Poi arrivato una volta in Argentina, qualcuno ti ha aiutato a ritornare? No, ma è stato il consolato, dico la verità. Allora, dopo tre mesi, quattro mesi, circa, come a me mi sono messo un po' in grabiccio, ma mai voglio andare in Italia. No, che mi sono imbattito, adesso che siamo uniti alla famiglia, e mia madre è una figlia spirituale, non è che non era. Sì. Diciamo, non era legata anche lei. Sì, era legata con Padre Pio assai, perché lei quando ha saputo che papà voleva che io andassi a lui, che era un muratore, e ha indicato che mia madre, dice, no, lì va al convento per, diciamo, per la Padre Pio, per il fotografo, che io già lavoravo da fotografo, io quello lì praticamente. E così, allora, ripetiamo con la parte dall'Argentina. Allora, quando sono andato lì, 54 in Argentina, mi disse Padre Pio, siamo abbracciati, io piangevo, capirai, e mi ha stretto nel braccio suo, mi ha fatto una dolce praticamente di lacrime. E io ho visto quel momento, questo una luce grandissima, non si può spiegare neanche, una bella luce, mi trovavo in un altro mondo a quel momento. Mi sembrava un paradiso, no, non si può descrivere la verità. Allora praticamente da lì, quando sono partito, quell'angoscia mi è passata, no? Anche mia madre aveva piacere di andare via in Argentina. Papà disse a mia madre, dice, guarda, in Italia si fa la fame, qui in Argentina sono bistecche da chilo e qui c'è la fame, capito? Perché mio papà ha fatto due guerre, 18 e l'ultima guerra mondiale, capito? Sì. E lì tante volte dice, no, in Italia il genitore neanche morto, capito? E io dicevo, ma questo va male, logicamente Padre Pio l'ha detto, no, deve seguire la famiglia. Allora quando gli ho detto Padre Pio, dico, tu, a questo momento che ci siamo salutati, ho detto, Padre Pio, tu vorrei vedere un'altra volta, sa, nel 54 andare in America da qualsiasi parte, certo. E ci sarà la possibilità di ritornare. E Padre Pio mi disse, ma ci vedremo presto, sa, tu questa cosa qui, allora ti fa che ci vediamo presto, quando mai ci vediamo, hai capito? Allora praticamente è così, no, dopo 3-4 mesi mi metto con mia madre in Argentina, il grappiccio, e ho avuto anche la fortuna, io lavoravo già da fotografo con una grande azienda di Sud America, sì. Questo si chiamava, è vicino proprio a casa, a 300 metri
era la strada più bella del mondo, però la Caccia Florida, non so se ho mai sentito. No. E se vai in ciclo, vuol dire, lo trovo ancora. La strada più bella del mondo è l'Argentina di Buenos Aires, che era una strada fiorita, c'era tutti i fiori, cose, è una strada, è un corso, si chiama così, la Caccia sarebbe un corso. Uh-huh. Ma è così, e lo porta anche se vai in qualche enciclopedia, fa internet, la strada più bella del mondo, quella è la Buenos Aires, e quei tempi. E così praticamente vado a chiedere a questa persona di che si è andata lì all'ingresso, cioè, di riparto fotografica, e gli dice: avete bisogno di un fotografo? E dice: ma guardate negli occhi, così. Sì, sì, vieni domani mattina, vieni a fare le prove. Loro no, pensavo che era giovane come era, aveva, dice, appena il 6 gennaio, quindi 17 anni, capito? Perché sono nati i giorni della perfezione che sono nato. Ah. Allora, perché, mo, lo sapevo, ma mi hanno preso subito, mi hanno dato una settimana come trovo e mi hanno assunto. Allora pensavo lì, neanche fare la poca lì, qui in vendita lì in estate. Era ripetuto dalle ferie, cioè aveva proprio bisogno che aveva un fotografo. Ma non è che lo faranno un apprendista. Quando poi mi hanno dato lo stipendio, praticamente il primo stipendio, come un apprendista, cioè, lui non era contento, che era una miseria. E no, siccome io sapevo fare tutti i lavori, non è che mi mancava, ho imparato bene, non ho fatto brutto figura. Poi non è stato che allora non vengo più, perché se dice non vengo più. Mi hanno pagato lì, poi c'era la legge sindacale, hai capito? Sindacalista che c'era, e mi hanno dato in nero lo stipendio, ma per dire da 500 lire mi hanno dato 1500, hai capito? Faccio un esempio. Sì. E così sono rimasto. Allora lì il capo che stavano lì, io l'ho detto, volevo tornare in Italia, cose. Mi dice: ma no, perché tu sei bene, non volevo che io tornassi in Italia. Ma comunque. Un giorno c'era sciopero in Argentina e non abbiamo lavorato. Voglio andare al mio consolato, che praticamente voglio chiedere cosa posso far andare, perché a casa era tutti i giorni si litigava, non era più facile. Allora, per questo motivo così, che tu volevi andare via. E vado al consolato. Quando arrivo al consolato, entro lì in casa, dico, la segretaria dice: cosa desidera? Dico: voglio parlare con il consolato. Dico: e sta lì, entra. Basta, sta la porta, era la porta aperta, così. Entra dentro. Allora, quando sono entrato, con la libertà, sembra pure un aspettarsi. Dice: ma chiamare, come si chiama? Dice: per lui, di lì, e cose. Dice: per lui, cosa desidera? Dico: io vorrei tornare in Italia. Ma quanti anni c'hai? Dico: appena finito 17. E questo qui dice: no, 17 no. Allora c'era la legge 21 anni, c'era. Ecco perché deve firmare la famiglia, il genitore deve firmare il passaporto. Deve sapere quello che posso fare. Dice: posso chiamare allora il genitore. Ma e mi fa la domanda, dice: da dove viene? Venga da Foggia, mi vergognavo per dire San Giorgio Rotondo, che per quei tempi non pensavo mai che. Allora, ah, San Giorgio Rotondo, e vado io a Foggia, io vado sempre a San Giorgio Rotondo, e da lì proprio vengo. E lì avevo la macchina fotografica, comunque lì fotografa Padre Pio, sono sistema mia. E io facevo i fotografi di Padre Pio, fotografa Padre Pio, sta sempre il momento così. Ah, così. Allora la macchina era nuova di zecca, lui non l'ha mai usata, non la sapeva usare. Adesso, se mi fai andare in Italia, ti insegno bene io come usare la macchina. E così, praticamente abbiamo fatto piano piano, abbiamo fatto amicizie e cose, ma andai a chiamare la mia famiglia. È negativo proprio. E quindi fare. Poi ti hanno fatto ritornare in Italia anche i tuoi genitori? Aspetta un momento, ti racconto. Allora, la prima volta niente, poi un'altra volta, siccome andavo sempre, perché poi prendevo, ho fatto amicizia, per insegnare la fotografia,
Ecco, sì, andavo ogni settimana, andavo a prendere un caffè, a lui gli faceva piacere, ecco, e più raccontava le cose Padre Pio, capito? Perché lui andava sempre, quando come in Italia, andava a visitare a Padre Pio. E così, no? Ma un giorno che sono andato io lo stesso, ho salutato al consolato, e dice, no, dice, e via. Voglio mandare a chiamare la sua madre, papà no, tra l'altro. No, dico, tempo perso, non è cambiato niente, ormai anche mi era rassegnato così. E quando lui mi ha mandato a chiamare mia madre, papà ha preso, l'ho mandato sempre a chiamare ufficialmente, non potevo dire non andava a consolare. Lì praticamente quando è andato a consolare si è litigato un pochino. E allora il consolato si è alzato dalla scrivania, quando ha visto così, a mia madre, signore, sai che farei? Andare a San Giovanni d'Altondo, sta vicino Padre Pio, e lei non vuole mandare a suo figlio, che non gli chiede niente, non ha chiesto un centesimo, vuol dire, dovrebbe fare lei, andare e mantenere lei in Italia. Quello che c'era bisogno perché si vede con il maestro, hai capito? Sì. Allora lui, neanche a farlo apposta, il mio maestro, allora, quando lui voleva che tornasse, ma no, non l'ha mai saputo tutta la verità. E quando poi l'ho chiamato, l'ho scritto, e immediatamente mi ha mandato 200.000 lire, allora costava la nave, costava 200.000 lire. Tanto. Nave turistica, e da lì praticamente sono venuto qui e ha messo mia madre, ha messo la film, papà ha messo la film di Donna Sofia. Ecco, però, Elia, siamo diciamo sì, quasi in finale, quindi ti faccio le ultime due domande che reputo anche importanti per concludere questa tua testimonianza. Sì. Intanto, sì, puoi tagliare anche per questo. Intanto, chi è oggi per te Padre Pio? Oggi è tutta la vita mia, perché non c'è altre cose, per quello no, nessuno potrebbe dire, ma anche se dice uno parla male di Padre Pio, io accetterei anche la vita, accetterei, ma non per me è come dire come fosse mio papà, ecco, perché questo è, come ho detto prima, ho sempre avuto qualcosa, ho chiesto a lui, ho sempre comunque devo fare, non devo fare, e lui mi ha sempre protetto ogni cosa, per quindi lo vedi oggi, come un padre tutt'oggi. Sì, ma anche oggi che non ci sta più, per dire, io ci parlo sempre così, quando io faccio le mostre mi guardo i quadri, dico, ma questo è pazzo, a me non mi interessa niente, a me parlando che quando faccio le mostre io ci parlo, ecco, come dire, con lui, sì, sento questa atmosfera anche quando devi spiegare questa foto. Cioè, ogni foto è una storia, pure, certo, un ricordo ben preciso. E per me è come sono dei figli, le fotografie, per quello. Ti posso chiedere quanti anni hai? Io adesso finisco 86 anni, tra pochi giorni, il giorno dell'Epifania. 86 anni, intanto complimenti, sì, perché dalla voce sei ben messo. Te l'ho chiesto apposta perché all'età di 86 anni tu sei reduce da un incidente stradale. E tu, frontale fra l'altro, e tu ti reputi un miracolato. Esattamente, perché io quando sono venuto, io ho il 3 ottobre, ho messo il 1 ottobre la mostra, dove ancora ho messo altri quadri perfetti, mi mancavano altri quadri grandi per mettere sull'altare. E così quando vengo qui, mi dico, siccome faceva anche la festa di terapia a San Giovanni, praticamente, dal centro di Padre Pio, e uno praticamente io potevo girare a sinistra. E di fronte questo qui veniva già una macchina che ho fermato dalla precedente. Allora, come sono già finito per guardare, arrivo uno a tutta velocità, ho visto tutta la scena, questo quando mi vede di fronte, sbandate, stava venendo dal dottor di Pio, ho visto la scena, questi sono gli ultimi momenti miei. E così praticamente qui la macchina rovinata, tutto, ma io non sono fatto niente per quello. Anche qua ci vedi la mano di Padre Pio? Sì, no, io da subito ho chiamato istantaneamente, ho chiamato a Padre Pio, aiutami, non dico niente.
Ecco perché. Per me è sempre lui presente che mi protegge per quello. Non è che sì. Non ci sono dubbio. Di fatto poi sono andato all'ospedale dopo due giorni che mi cominciava a fare un po' male, dire la verità. Ho preso questa botta, diciamo, ma di rotto non c'era niente. Ecco, grazie a Dio e grazie a Padre Pio che sicuramente avrà interceduto. Io ti ringrazio per averci raccontato, ecco, tutti questi aneddoti e come se abbiamo vissuto questi tuoi momenti insieme a te. E ti ringrazio anche per le foto che ci hai fornito, così anche gli altri avranno modo pure di guardarle. Sì, io ho messo un po' misto, non ho messo il video piano, quello lì magari sono... C'è soltanto, come fa a scegliere? È normale. Ti ringrazio e ti auguriamo una buona serata. Guarda, voglio dire, chiedo scusa, Rita. Sì. Voglio dire, se tu se puoi fare un salto lì a Benevento, puoi fare un salto lì a Papo Cissi. Lì, caro amico, c'è anche in tutto il posto, c'è il parico, è così gentile, che è una cosa meravigliosa, sto parico qui. Don Raffaele si chiama. Sì. Ma vale la pena andare a visitare. Lui addirittura ha 350 gruppi di preghiera, ma non del posto. Ah, sparsi. Lui è uno del Veneto, è un Veneto. Sì, sì. E sta lì, fa tutto il mondo, tutta l'Italia c'ha sparsi, sì. Riunione, ha il gruppo di preghiera ogni mese. Sì. Per quello. Grazie anche per questo invito. No, e poi tu puoi vedere tutti i quadri come stanno esposti. Anche stanno fino a Valletta, non posso andare adesso. Boh. Certo, sì, lo sappiamo, infatti. Noi ti auguriamo intanto una buona serata e anche una buona ripresa da questo incidente, ok? Grazie, devi fare adesso. No. Grazie di essere stato con noi. Va bene, buona serata. E auguri a tutti quanti i vostri ascoltatori. Grazie, buona serata. E grazie a tutti voi di essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di serata.